L'arte a Radio R è con Nicla. Ed ora, amici, parliamo di Marche Centro d'Arte con gli artisti della mia sezione dal titolo Se una notte d'inverno un viaggiatore. E il titolo era già lì pronto. Il viaggiatore di Italo Calvino aveva già in sé la configurazione della mostra. Ci sono i 12 capitoli e 12 come i 12 artisti ed ogni incipit è un'opera da interpretare. Lettore e lettrice, protagonista senza nome, che possiamo essere tutti noi, io, tu. E infatti sono tutti quanti coinvolti in storie che si lasciano leggere ma non si concludono mai. E sono intrecciati in trame di opere che si lasciano guardare e che esplorano tutte le possibilità di ogni campo espressivo con il gusto e insieme anche la frustrazione di non arrivare mai al senso più completo. Ma il pubblico dell'arte contemporanea è questo ed è sempre più attivo, più partecipe, più sensibile, no? È pronto ad entrare nell'opera e a confrontarsi con tutti i suoi significati. Quindi Se una notte d'inverno un viaggiatore è un percorso interessante nei profondi abissi dell'arte, dove gli artisti e le loro luci, come appunto ha scritto Calvino, hanno il compito di dissolvere più che di indicare le cose affioranti da un velo di buio e di nebbia. Quindi anche quest'anno ho voluto abbinare la letteratura all'arte anche per dare un seguito a ciò che avevo iniziato l'anno scorso con Call Me Ismael, l'incipit di Moby Dick. Come ho detto, gli artisti sono 12, hanno partecipato alla selezione e con i loro lavori partecipano alla mostra in Pala Riviera di San Benedetto del Tronto. Io cercherò di intervistarli tutti e 12. Abbiamo iniziato due martedì fa con Federica Michetti e continuiamo subito con Luigi Grassi, che è qui al telefono con me. Pronto? Pronto? Eccolo, cosa Salve. Succede? Che sento delle sirene. Salve, sì, stiamo un attimo con delle sirene. È successo qualcosa, dove sei? Sono a Napoli. Ah, Napoli. Sono in studio, quindi ho avuto un attimo, ecco qua, adesso mi sono... Senti, allora, intanto grazie per essere qui con noi a Radio R. Allora, leggo la tua breve biografia dal catalogo. Allora, sei nato a Campobasso nel 1985, sì. Poi ti sei specializzato in fotografia come linguaggio d'arte presso sì. l'Accademia di Belle Arti di Napoli. Dal 2008 collabori con Primo Piano, Napoli, galleria dedicata alla fotografia, sì. al design e alla videoarte. Certo. Nel 2012 cominci a frequentare l'Hub, il laboratorio irregolare di Antonio Biasucci, dove ti impegni sì. ad approfondire il metodo di ricerca personale. Quindi, insomma, stai cercando sì. un po'. Ecco, stai cercando sì, un no, po'. No, è un lavoro di continua ricerca, di studio, insomma, cercare sempre di andare avanti, perfezionarsi. È un tipo di, cioè un percorso di vita, insomma, la fotografia, quindi almeno è proprio una dimensione esistenziale, non un percorso ascetico che ti porta poi a fare portare avanti dei lavori, delle ricerche come questo di esatto, di come questo, ecco, come questo che questo lavoro che hai presentato, che ha un titolo abbastanza particolare, Sudari, no? E ce ne puoi parlare tu, per favore? Sì, vabbè, sono delle fotografie che si regge subito, appartengono alla sfera del paesaggio urbano che è stato necessariamente antropizzato. E quello che è interessante è che qui per leggere il lavoro bisogna dedicare del tempo alla visione, insomma. Quindi è proprio la visione che diventa un'esperienza derivata dall'immagine e diventa una sorgente di bellezza, no? Quella bellezza che tu puoi trovare nel quotidiano. E possiamo dire che, cioè, in questo lavoro qui ci sono anche le mie influenze. Ho studiato scenografia sempre per l'Accademia di Belle Arti, oltre prima di fotografia, e quindi in questo senso qui la città per me diventa anche una sorta di scenografia, no? Uno spettacolo teatrale, una scenografia teatrale della contemporaneità. Certo. Poi io scelgo, in questo lavoro qui, scelgo di volta in volta di aprire o chiudere un sipario, di celare o di svelare una scena in corso. Sono immagini che hanno, cioè, la loro origine pure dall'esposizione, dal disvelamento, cioè che sono intesi come emancipazione della libertà e della verità.
Diciamo un attimo però ai nostri ascoltatori di che cosa stiamo parlando, perché se no così altrimenti non si capisce bene. Certo. Allora, no, le foto allora, che hai... Lavoro, sì, no, dico, questo lavoro qui, praticamente sono... Cioè, hai ragione, perché stavo parlando con te, che noi conosciamo il lavoro. Perché noi conosciamo il lavoro, allora, però... Sono praticamente, sono reti, teli e che vestono dei palazzi. Esatto, esattamente. Sono, sì, sì, questi sono i soggetti di questa ricerca. E quindi stavo parlando di questi palazzi che poi sono celati da questi ponteggi, dove c'è un'opzione di occultamento della realtà. Infatti. Che suggerisce per una lettura, insomma, universale degli eventi. Mi interessava molto questo tema qui, perché poi è riconducibile a molti aspetti della storia contemporanea, cioè spesso pensare soltanto alla storia che ha il velo nella storia, che può essere quella religiosa oppure quella dei paesi islamici. Esatto. Per esempio, ricoprire nel nostro paese un'abitazione con questi teli significa che magari lì sta succedendo qualcosa, sta restaurando una situazione o si sta ripristinando una condizione precedente dell'edificio. Per esempio, una cosa che mi ha colpito molto rispetto al velo è come nei paesi in guerra le abitazioni, no, le palazzine vengono velate da teloni per proteggersi dalla mira dei cecchini. Per esempio. Vedi? Quello che più mi interessa è che da queste, quello che doveva venire fuori, poi non so se ci sono riusciti, insomma, posso dire a chi guarda l'immagine. Volevo che fossero comunque degli interrogativi sui fatti del tempo e dell'esistenza, e quindi chiedersi che cosa resta di ciò che scompare, oppure cosa perdura quando nulla rimane, e cosa è già in atto di quello che verrà nel momento in cui si celano le cose, come nel mio caso queste architetture. Quindi pongo degli interrogativi più che far conoscere qualcosa o dare un documento della realtà, insomma. Io l'ho visto come atto critico, in qualche maniera, ecco, sì. L'avevo visto come atto critico, come ho scritto sul testo, che spinge un po' a restaurare un po' la nostra coscienza sociale, no? E sviluppare una consapevolezza maggiore rispetto a quello che abbiamo, no? Sì. E i sudari poi ricordano molto, come dicevi tu, i veli, no? delle persone, il sudario proprio nel senso religioso, quindi... Certo. Io l'avevo vista così, come atto critico. Sì, sì, ve lo ripeto, insomma, può portare molti, esatto. Può aprire molti temi. E mi piace il fatto appunto che hai parlato... Sì, è una metafora, insomma, il lavoro si apre verso molteplici significati e interpretazioni. Certo. Senti, io direi di salutarci, però prima mi devi dire, non so se hai dei progetti futuri, su cosa stai lavorando. Sì, e adesso sto continuando la mia ricerca sempre sul velo. Ah, sempre sul velo. E l'ho riportata, sì, è un lavoro nuovo che uscirà tra poco. E praticamente sto fotografando dei parati di un paese alle porte di Campobasso che si chiama Limosano. Limosano? Limosano, praticamente il limo sarebbe un terreno argilloso, sì. Dove di solito non riesce, dove è difficile far crescere qualcosa. Invece questo paese si chiama proprio Limosano, cioè, nel senso che è un limo sano dove poi può nascere qualcosa da questa argilla, da questo fango. Io ho fotografato degli interni che sono, come ricerca, è molto simile, pure come stile, come modo di lavorare ai sudari. Sì, sì, è una ricerca. Infatti sul mio sito, che è www.luigigrassi.com, potete già vedere delle immagini. Ah, si possono già vedere. In anteprima, sì, sì. Quindi vedrai subito che c'è un collegamento. Sto sforzandomi di continuare un percorso lineare. Certo. Con la ricerca, senza... magari toccare avere poche idee ma fisse, insomma, piuttosto che andare a cercare. Certo, insomma, è una riflessione, che poi ti caratterizzerà anche il tuo percorso. Ci sarà una mostra in vista dopo Marche Centro d'Arte, qualcosa succederà? Sì, adesso
Adesso faccio il NAF Napoli Arte Fiera, che si fa dal 22 maggio al 24 a Napoli, la nostra versionaria. E poi vabbè, fare una mostra proprio su Limosano al centro di fotografia di Jan Mayer di Campobasso, che è un centro che si occupa di percorsi didattici legati alla fotografia e eventi legati sempre al mondo dell'immagine. Bene. Questo per il momento. Allora ci risentiremo magari, no? Per altri progetti. Io adesso ti ringrazio io veramente e ti auguro davvero un in bocca al lupo per tutto. Grazie. ciao.